marxista contemporaneo Marsalis che diceva: ancora oggi sono in molti a ritenere che l'arte sia solo fuffa esoterica e inessenziale, fatta per i sognatori. Ecco perché la prima materia è essere tagliata nelle scuole. Il concetto prevalente è che l'arte non sia pratica. Non è necessaria come la matematica o le scienze, dicono. E vai con i tagli proprio tagliati, i finanziamenti pubblici della cultura. Ecco, è questa la situazione. Lentamente, oggi siamo rimasti in pochi qui a Piazza del Bicido di studenti, ma mi sento di dire che lentamente noi studenti ci stiamo rendendo conto che la situazione in Italia è inquinata, in marcia. Ci stiamo rendendo conto che dall'alto qualcuno sta cercando di creare capre ignoranti, ci stanno cercando di tagliare la cultura, tagliare la conoscenza, e crediamo che, lo diceva anche Don Ciotti, che la conoscenza e la cultura sono le prime armi da utilizzare, sono le prime armi per sconfiggere la criminalità, qualsiasi forma marcia di un paese. E noi ci sentiamo attaccati ed è per questo che noi continuiamo a scendere in piazza. Ci rendiamo conto che le riforme sono congelate fino al 14, ma ci sentiamo in dovere di scendere in piazza per far sentire a qualcuno che noi ci sentiamo attaccati, ci sentiamo che la nostra cultura sta venendo tagliata. Sono contento. Personalmente mi sento dire che sono contento oggi di essere sceso insieme agli attori e ai precari in generale, perché alla fine non è solo una riforma scolastica quella che sta colpendo questo paese, una riforma generale. I festival, il Napoli Teatro Festival sta venendo tagliato, il San Carlo non ha più fondi, qualsiasi forma di festival e cultura di questa città e di questo paese sta venendo tagliata. Io sono schifato da questa situazione, perché non è possibile che in un paese un festival, in generale la cultura, venga tagliato le gambe. In Spagna, in Francia, in Germania, in Inghilterra la cultura è la prima cosa in un periodo di crisi che viene finanziata. In Italia non è così. I ministri dicono che bisogna fare i panini con la Divina Commedia, ma stiamo scherzando, non si può continuare così, non si può continuare così. Rendiamo conto che la situazione è inquinata, noi perciò noi studenti siamo qui stamattina, siamo rimasti in pochi, ma lentamente tutti si stanno rendendo conto che la situazione non può continuare così. Stiamo continuando lentamente, ma lo diceva anche Albert Camus nella Caduta, che certe volte continuare, soltanto continuare è uno sforzo sovrumano, ma noi studenti personalmente ci sentiamo di dire che siamo pronti a compiere questo sforzo sovrumano, perché non si può continuare così, non si può continuare così, bisogna resistere nella nostra terra e nel nostro paese.